Brevemente mi sento di dire che tra le tante cose meravigliose che ci sono capitate in questa avventura, quella che sicuramente ha segnato di più la mia esperienza è l'incontro con Salvatore. È un incontro strano perché noi non ci conoscevamo, ci siamo incontrati ai provini, però spero che in questo Leonardo e Maddalena possano dare conferma. È successo che questa chimica a un certo punto ha cominciato anche ad influenzare la scrittura, perché come raccontavano prima, come diceva anche Salvatore, come diceva Gina, il personaggio di Genie alla fine della prima stagione sarebbe dovuto morire, e mi ricordo quanto Stefano Solima all'inizio fosse rimasto impressionato da questa attitudine, da questa attrazione, che era un'attrazione sentimentale, fisica, che noi sentivamo l'uno verso l'altro, quel modo di parlarci a un centimetro dal naso, che poi è stato anche parodiato, no? È diventato, però è venuto lì, è venuto tra di noi, perché secondo me da una parte noi conosciamo profondamente che cosa significa essere amici della nostra terra, è una cosa che va al di là della semplice frequentazione, ma che ha a che fare con la carne, cioè veramente, come dice Salvatore nella seconda puntata, l'amica è più importante una femmina. Ed è vero, ed è profondamente vero, ma anche perché noi due abbiamo sentito la necessità di stare vicini, ed è così che abbiamo fatto questo lungo percorso insieme, quindi è questo. Cioè, come al solito, il lavoro si mischia alla vita in maniera